famiglia close. E poi dicono che andare a dormire sotto i ponti è brutto, eh? Parliamone. E questo è Marco. Questo era il posto dove noi abbiamo campeggiato stanotte. Una brutta vita, insomma, piena di stenti. Signori, siamo di nuovo on the road. Siamo sulla ruta 40 dell'Argentina e stiamo andando verso San Martín de los Andes, ovvero la regione dei laghi. E già vediamo backpacker ovunque, carichissimi. Comunque, ragazzi, c'è un traffico assurdo. Cioè, sembra di essere sul lago di Garda a luglio. C'è tutto un frena. È strano, è un aspetto troppo europeo. Siamo straniti. Stiamo cercando di convincerci di essere ancora in America Latina. Cioè, cos'è questa cosa? Che meraviglia! Oddio, mi uccido qui, ho già capito che questo luogo vedrà la mia fine. Cioè, si fa giusto un po' di pubblicità su questa Ruta 40, eh? Le magliette, di tutto c'è. È turisticissimo. Ma quante escursioni fanno? C'è un'agenzia dietro l'altra. Ok, attività da fare a San Martín de los Andes e dintorni. Trekking, rafting,
kayak, mountain bike, cavallo, c'è veramente di tutto, oltre a tutti i mille attività di pesca. Questo è tipo un cremino con l'aggiunta di maracuyá, che è tipo un frutto locale che si trova qui in Argentina e in altri paesi del Sud America. Dovete sapere che io vado matta per il cioccolato con ogni tipo di frutto secco, quindi maní, almendras, tutte queste con le noci, oh mio Dio, le nocciole, sono tutti uno più buono dell'altro per me qui. Qui San Martín de los Andes e tutta la regione dei Sette Laghi è piena di cioccolaterie, birrerie, tutto quello che vi potete immaginare di artigianale come dolci, qui lo abbiamo. E c'è perfino una distilleria in Patagonia che probabilmente riusciremo ad andare a visitare. Il cioccolato è il tema che non puoi comprare il trigo. Claro, sempre sí. Devo una cosa diferente. No, bueno, la próxima, si quieren venir, nos pueden. Questo è proprio il tipico argentino dulce de leche con brownie meringue. Qui abbiamo cono al cioccolato con dulce de leche e sabayone. Buono. Wow, finalmente compaio in un video anch'io. Ciao Diana. Wow, muchas gracias. Wow. Ciao, muchas gracias. Hasta luego. Buonissimo. Ho fatto bene a prendere lo zabaione. Molto buono. Siamo nel museo del Parco Nazionale Lanín, è un museo gratuito che si trova in centro a San Martín de los Andes. Qui ti spiegano tutta la storia di come è nato questo villaggio e qua è una cosa molto interessante, ci sono tutti i cognomi dell'inizio. Sono non sono tanti e moltissimi sono di tipo italiano. Allora, una delle cose più interessanti che si trovano qui, scusate l'eco, è questo tipo di albero e che è il simbolo nazionale dell'Argentina. Come potete vedere qui abbiamo questo tipo di tipo pigna in realtà, che è veramente veramente carino e si chiama Pehuen. Qui troviamo tutti gli animali tipici di questa regione del nord della Patagonia, che è dove siamo. Troviamo delle lucertole iridescenti, un pesce che assomiglia vagamente alla nostra psina, alcuni tipi di topi e le cose più interessanti che io ho trovato qui sono state un paio di tipi di aragosta di Lago Dolce e questo è veramente incredibile ragazzi, questa è una rana che è credo l'unica specie nel mondo che si riproduce in questo modo. Il maschio tiene nella bocca per un mese le uova finché non raggiungono perfetta maturazione e quando le rane sono perfettamente formate, dopo un mese, fuori. Cioè è un metodo di riproduzione geniale, secondo me. Per una volta non dobbiamo fare tutto noi ragazze. Il museo è stato molto interessante, lo vedete qui alle mie spalle, se volete ricordarvi è in una delle piazze centrali proprio di fianco al cavallo e ha questo aspetto. Molto molto bello, vale assolutamente la pena di farci una visita. Siamo ripartiti per questa breve tratta, Daniele non è con noi perché andrà in bicicletta. Abbiamo lasciato San Martín de los Andes e stiamo dirigendoci verso Villa Langostura, che è il paesino seguente, dista molto poco, in realtà sono 105 km da qui ed è una zona bellissima perché è piena di laghi e passiamo attraverso il Parco Nazionale Lanín, che è un vulcano che è qui in zona. Ragazzi, godetevi questi panorami con noi, sono fantastici. Thank you.
arrivati a Villa Langostura. Sì. E oggi c'è una bella giornata, relativamente bella, poco vento, sole, si sta bene. Siamo in un parcheggino vicino al centro e ci sono diversi altri overlander, come vedete. Uno qui, due qui. Qui c'è un bus che fa manovra. Qua giù c'era un altro, lì dietro. E qua giù il centro che ora andiamo a esplorare insieme. Le cioccolaterie in questa zona non mancano mai, mai. Certo che dovremmo goderci questo paesino, perché a Bariloche non possiamo neanche fermarci, molto pericoloso. Wow! Volevi un souvenir? Io non so se ho visto più souvenir della Ruta 40 qua in Argentina o della Ruta 66 negli Stati Uniti, ma più o meno siamo lì, eh. Tra l'altro troviamo moltissimi piatti di origine piemontese qui. È il primo posto dove troviamo la fonduta di formaggi. No, vabbè. Villa Langostura è molto piccola, è proprio un pueblito, come si direbbe. Maggior parte sono strade sterrate, a parte le due principali. E sembra di stare ad Andalo, secondo me, perché queste casettine un po' alla tedesca, all'austriaca, molto di montagna. Però è carino, non ci sta dispiacendo. Quello che vedete alle mie spalle si chiama Mamushka. È un negozio di cioccolatini, gelati, caffè, tutto quello che è artigianale tipico di questa regione dei Sette Laghi della Patagonia. E no, se ve lo state chiedendo, niente assaggini. Sarebbe davvero un posto da godere a pieno, ma costa tantissimo per gli standard argentini, è una cosa, cioè, sono molto basita, devo dire, un piatto in un ristorantino sui 15 dollari che per loro è improponibile. Io quando vedo queste realtà mi rifiuto, a parte per la cifra che è molto alta per noi, ma anche perché non è giusto che i prezzi vengano fatti in un modo tale per cui non siano abbordabili dalla gente del luogo, ma solo ed esclusivamente per i turisti. Non si può in una nazione in cui lo stipendio è di 350 dollari far costare un ristorante allo stesso modo che in paesi che percepiscono magari 1000 dollari. È fuori di testa, stiamo trovando l'Argentina patagonica veramente cara comparata a tutti gli altri paesi del Sud America incontrati. Forse l'unico è il Cile che regge, per il resto carissimo. Dalla Ruta de los Siete Lagos questo è tutto, la zona ci è piaciuta parecchio, l'unica cosa è un po' turistica, mettiamola così, quindi c'è chi può piacere, chi può non piacere, a noi tutto sommato non è dispiaciuta, anzi, panorami molto belli, molto molto cara, come tutta la Patagonia argentina. Ragazzi, questo è quanto, noi vi aspettiamo al nostro prossimo video dove approfondiremo la Ruta 40. Mi raccomando, ricordatevi di sottoscrivervi al canale e di condividere e mettere un like qui al video. Grazie famiglia Close, a presto! Ciao! Ciao!